Tutto questo è vero, e anzi è ancora più vero, per il mondo della banda larga, per il mondo della rete. Il rapporto tra la televisione e la rete è stato, tra la televisione quella che viene appunto da una realtà, da una storia tutta analogica, tutta generalista, tutta impostata sui vecchi schemi appunto emittente e ricevente, è stato un rapporto, come dire, che è maturato nel corso del tempo. Ci sono state varie fasi che si sono succedute e anche la RAI le ha vissute. Si è partiti con un approccio molto timido, anche per mancanza di sensibilità e di visione, in cui sulla rete bisognava esserci e quindi si puntava ad avere un mero presidio, una mera presenza, una sorta di vetrina giusto per esserci nella rete. Poi si è cominciato a inseguire il concetto di cross-medialità, però in un modo rovesciato, cioè cercando di aggiungere in modo un po' posticcio delle appendici interattive, internet, a programmi televisivi, a programmi radiofonici che appunto erano nati pensando in modo verticale, chiuso al loro come dire, utilizzo in un palinsesto televisivo. Si è passati per fortuna a forme di progettazione editoriale che invece tengono conto fin dall'inizio della progettazione editoriale appunto di questi altri mondi molto interessanti, ad alto tasso di interazione e partecipazione, e quindi si sono sviluppate offerte via via più sofisticate e interessanti, fino ad arrivare appunto ai nostri giorni, in cui come dire, c'è un tentativo difficile, perché non è un terreno già noto in tutte le sue facce, di cercare di integrare e di canalizzare tutto quello che è il mondo dei social media all'interno dei prodotti televisivi. Parallelamente c'è tutto il fenomeno dei contenuti user generated, parallelamente c'è tutto un fenomeno di contenuti professionali prodotti da realtà che non sono televisive, che non hanno questa matrice, ma che di fatto entrano in questo mercato. E in termini di modelli di offerta si è assistito a un ulteriore tipo di evoluzione. Si pensava che la TV su internet dovesse essere solo on demand, in realtà si sta toccando con mano che il consumo in diretta, in tempo reale, di contenuti televisivi o di eventi anche non televisivi è comunque qualcosa di interessante nel mondo della rete. Si pensava che i contenuti dovessero essere sempre solamente in formato clip, snack, quindi contenuti corti, cortissimi, che hanno funzionato, funzionano e funzioneranno sempre. Nell'ultimo periodo si sta assistendo anche a un crescente interesse da parte del pubblico verso i contenuti di lunga durata, e in questo senso chi fa televisione, chi fa film, trova un terreno fertile per poter in qualche modo esaltare il suo core business, il suo mestiere di sempre. Tant'è che una delle esperienze più interessanti, che è stata anche un po' citata prima, è quella dei servizi che ripropongono i contenuti televisivi trasmessi nei giorni precedenti, 7 giorni, 30 giorni, poi dipende da casi, sono questi servizi di catch up television, che non proponendo un secondo di contenuto originale inedito, ma proponendo semplicemente ciò che è già stato trasmesso, stanno avendo un grandissimo successo. C'è una corsa da parte di molti operatori a sviluppare servizi del genere. In termini di business, quel concetto di crescita dell'importanza del ruolo di chi è capace di rendere accessibile agli utenti, ai pubblici, questa massa sterminata che sul web diventa sempre più sterminata, anzi sostanzialmente senza limiti, quella capacità di rendere accessibili questi contenuti in modo semplice, facile, ergonomico, diventa anche in questo caso molto molto importante. Chi fa questo mestiere certamente ha grandi spazi davanti per diventare un attore importante in questo mercato. TV e banda larga, TV e internet, TV digitale e internet sono stati da molti, anche in RAI, vissuti come due mondi separati. In realtà sono due mondi i cui confini sono sempre più labili. Si è detto appunto la TV
sostanzialmente è stata in prima battuta forse risucchiata dagli utenti stessi, poi è sbarcata con un presidio intelligente nel mondo della rete, adesso si sta verificando anche il processo contrario e la rete, che attraverso le tecnologie e i device nuovi connessi, siano essi smartphone o tablet oppure i televisori connessi o i decoder connessi a internet, sta entrando sugli schermi televisivi, sui device televisivi. E capite bene che, diciamo, questa integrazione non potrà far altro che determinare un ulteriore importante momento di tensione e discontinuità nel mercato e di competizione che cambierà totalmente fisionomia e che probabilmente vedrà combattersi battaglie tra operatori televisivi che comunque sono, hanno una natura prettamente editoriale e operatori nuovi che entrano in questo mercato che non sono televisivi ma che in qualche modo riescono a introdursi in questo mercato soprattutto sotto quel profilo di capacità di organizzare i contenuti e proporli al pubblico. Sono comunque queste le sfide che noi vediamo e che appunto cerchiamo di tenere sempre a mente nella formulazione delle nostre strategie editoriali industriali con tutte poi le difficoltà del caso. Chiudo velocemente con due temi, un veloce cenno, che vista anche la sede, visto anche il fatto che siamo una sede sostanzialmente in cui l'università è parte molto importante, credo che appunto siano fondamentali, potranno essere sviluppati nei prossimi anni, anzi è il mio auspicio, anche in collaborazione con il mondo universitario. Primo tema, la misurazione dei consumi mediali sulle varie piattaforme. Noi abbiamo oggi sistemi di rilevazione fantastici, su cui tutti noi facciamo affidamento giorno dopo giorno, chi per motivi editoriali, chi per motivi pubblicitari, ma sono tutti verticali. Non hanno capacità di, o hanno limitate capacità di integrarsi. E il mondo è cambiato, gli operatori sono cambiati, ma soprattutto sono cambiati i consumatori, gli spettatori, gli utenti, i clienti, non so più quale sia l'espressione giusta. C'è la necessità di arrivare a soluzioni di misurazione, sia quantitativa che qualitativa, di consumi a livello cross-mediale, superando questi steccati che appunto continuiamo un po' a perpetuare ma che di fatto sono superati dalla realtà. E su questo c'è un terreno su cui secondo me l'università dovrebbe scendere in campo e aiutare il sistema a superare questo limite. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare alcune operazioni, però è importante che sia il sistema in suo insieme a fare questo passaggio. E poi un ultimo punto, visto anche l'azienda per cui lavoro, in tutto questo scenario in cui sicuramente ci sono dei protagonisti commerciali molto importanti, di grandissime dimensioni, di dimensioni multinazionali, eccetera, io pongo il problema del servizio pubblico. Il servizio pubblico in questo contesto che futuro può o deve avere, visto che poi il servizio pubblico, purtroppo, per fortuna, non lo so, non può sempre decidere da solo, anche altri interlocutori che decidono per lui o che definiscono un po' il suo futuro. In Italia il dibattito sul servizio pubblico dal mio punto di vista è abbastanza uso la parola giusta, deprimente, molto deprimente. Non si va oltre le polemiche che leggiamo tutti quanti i giorni. Manca una seria riflessione su che cosa dovrebbe essere il servizio pubblico in questo scenario, posto che ce ne sia ancora il bisogno. Io credo che ce ne sia grande bisogno, però va affrontato questo tema in modo serio e va risolto una volta per tutte, perché altrimenti rischierà di essere un attore debole, un attore tirato neanche per la giacchetta, proprio strattonato da qua e là, e che continuerà un po' a perdere la sua capacità di operare in un mercato appunto affollato di tante altre realtà molto più dinamiche, molto più chiare nel loro percorso. Grazie. Grazie.